Milano è nerazzurra, torna a essere merazzurra, tornate coi piedi per terra, tornate coi piedi per terra. Adesso Ibra puoi andare tranquillamente, ma guarda, puoi andare tranquillamente a cantare a Sanremo, che noi, come ha detto Conte, cantiamo a San Siro, noi cantiamo a San Siro. Grande prestazione, tre perette, dai, forza. A più 4, nessuno, e dico nessuno, avrebbe mai pronosticato che ad oggi saremmo stati a più 4. Anzi, in molti dicevano, chissà, l'Inter con Fiorentina, con Lazio, con la Coppa Italia contro la Juve in semifinale, quindi ogni 3 partite, poi c'è il Milan, chissà il derby con quanti punti di distacco arriverà. Potrebbe essere che perdendo il derby ci sia la mazzata finale per questa Inter. Siamo arrivati al derby con un punto in più e l'abbiamo vinto e siamo a più 4. Gufi, dai, che più gufate e più noi vinciamo. Più gufate e più noi vinciamo. Continuate a gufare, va. Guarda il gufetto che bello che c'è. Guarda che bello il gufetto, continuate a gufare. Tanto ne vinciamo. Più gufate, più vinciamo. A casa! Tornate coi piedi per terra. E adesso sento già il suono del rosicchiamento. State a rosicare. Ma gli abbiamo regalato i primi 5 minuti. Abbiamo preso 2 gol in contropiede, giocate a palla lunga. Ma voi non buttate a palla in mezzo alla ricerca di Ibra, cazzo de cane. Ma ragazzi, ma di che cazzo state parlando? State rosicando. Perché il primo tempo è stato sia a favore dell'Inter che a favore del Milan. Perché l'Inter è partita forte. E non dite solo perché soffrite che ci avete regalato. Perché l'Inter ha iniziato la partita alla grande. Alla grande. Subito in gol con Lautaro Martinez. Con Lukaku che prima prova a metterla in mezzo, bravissimo Kier, la riprende, pennellata, Lukaku Lautaro in mezzo, mi pare a Romagnoli e Kier, non mi ricordo, in mezzo comunque a 2 difensori. Ragazzi, in mezzo a 2 difensori la butta dentro e non sbaglia. E lì il Milan non prendeva una palla. Il primo tempo, all'inizio, il Milan non prendeva un pallone. Come noi non riuscivamo a fare un'azione alla fine del primo tempo. Ma era il Milan che doveva fare la gol, mi pare. O sbaglio. Il Milan alla fine del primo tempo, ragazzi, ci ha provato veramente in qualunque maniera, pressava, giocava, noi eravamo in sofferenza. Ma il primo tempo, occhio a dire che il Milan ha dominato, abbiamo regalato. Perché anche noi, quando soffrivamo, allora abbiamo regalato che quando prendevamo palla non sbagliavamo i passaggi più stupidi. Primo tempo iniziale, grande Inter. Primo tempo finale, grande Milan. Solo che noi abbiamo segnato e voi no. Secondo tempo, stessa cosa. Entriamo in campo malissimo, perché noi entriamo in campo veramente male. Restiamo negli spogliatoi. E il Milan fa la partita. Ma dopo un po', ok, è ovvio che comunque il Milan ci prova, magari le energie vengono un po' meno. Noi, invece di giocare, cerchiamo più palla lunga. Ma non è che giochiamo di contropiede o palla lunga Lukaku. Ma se avete visto la partita, non ci vuole niente a capire che se il Milan sta pressando alto, ok, 6-7 undicesimi, ok, dei giocatori erano tutti su a pressare alto, noi, è ovvio che invece di giocarcela lì in difesa, visto che eravate tutti su, buttiamo sulla palla e via. Ma si gioca a calcio, ragazzi, si gioca a calcio, queste sono anche tattiche, sveglia, invece di rosicare, sveglia. Perché se ho 7 giocatori che mi vengono a pressare, non posso star lì a gigioneggiare con la palla in difesa e rischiare di perderla. Si tira lunga, visto che abbiamo 2 attaccanti coi controcoglioni e non riuscite a prenderli. Quindi,
Andale, tre pere, tre perine, tre perette. Ragazzi, che dire? Grandi tutti, bravissimi tutti. Hakimi inizialmente non mi stava piacendo tantissimo. Tra l'altro un giallo un po' così, quindi rischiava anche il doppio. Per fortuna non ha fatto nessun intervento da doppio giallo, così come rischiava Kier. Ragazzi, oggi è tornato Ivan il terribile, cazzo! Ivan, ma perché? Perché non fai sempre così, Ivan? Perché non fai sempre così, Ivan? Oggi sei stato veramente Ivan il terribile. Oggi veramente Ivan il cazzo terribile. Nel senso, terribile. Quindi, devi giocare sempre così. Sempre così, ha fatto il cazzo che voleva la da Calabria. Ha fatto quel cazzo che voleva. Ha rischiato pure di segnare con una bella parata di Donnarumma che poi Lautaro la butta alta a 2 centimetri dalla porta. Fa 2 assist. Ragazzi, oggi Ivan è ritornato Ivan il terribile. Ma devi sempre fare così. Hakimi salterà la prossima. In difesa comunque hanno fatto il loro. Hanno tenuto bene. Qualche svarione ogni tanto, ma hanno tenuto bene. Brozovic e Eriksen hanno fatto il loro. Bravi tatticamente. Ragazzi, Lukaku e Lautaro. Raga, ma che cazzo c'è da dire di Lukaku e Lautaro? Che bisogna dire di questi due giocatori? Che bisogna dire di questi due giocatori? Prima occasione, boom, dentro di testa di Lautaro. E poi Ivan, il terribile, boom, fa... Io pensavo tirasse. La passa in mezzo, stuc, dentro di Lautaro. E poi Lukaku dice, come ha detto Parolo l'altra volta, ciao Parolo, oggi ha detto ciao Romagnoli. È andato, ha segnato anche sul primo palo. Non un tiro irresistibile, però angolato, bello, 3-0. Ragazzi, che dire? Milano è nostra, siamo a più 4. Gli scontri diretti, dove eravamo sfavoriti, nel senso avevamo perso l'andata 2-1, vincendo oggi 3-0, c'è una vittoria per parte, ma se non sbaglio c'era differenza reti negli scontri diretti, e quindi... dovremmo essere 4-2 per noi. Quindi gli scontri diretti sono a favore dell'Inter. Quindi qualora a fine campionato dovessimo essere a pari punti, gli scontri diretti darebbero ragione all'Inter. Quindi questa è un'altra grande cosa, un'altra grande cosa. Lukaku è lentissimo, Lukaku non segna mai quelle piccole. Se non sbaglio sono 4 derby consecutivi che segna Lukaku, 5, no, mi pare 4. Quindi ragazzi, che dire? Io sono godo, e godo, cazzo, oggi c'è da godere perché abbiamo fatto una grande partita, abbiamo vinto un derby, abbiamo gli scontri diretti, siamo a più 4, è un altro grande passo di mentalità, ok, dove c'è da affondare si affonda. Scorsa giornata contro la Lazio c'era da vincere, abbiamo vinto, e oggi c'era da vincere. Handanovic, finalmente anche lui, oggi sono risorti tutti. Ivan Perisic, che ritorna Ivan il terribile, e Samir Handanovic, che ritorna San Samir Handanovic. Ragazzi, che parata ha fatto Handanovic. In un'azione ci ha fatto 2 miracoli, mi ricordo. In un'azione ha fatto 2 miracoli, poi ha fatto un altro miracolo su Ibra di testa. Ragazzi, ha fatto delle uscite, finalmente l'ho visto uscire anche coi pugni. Ragazzi, Handanovic, che cazzo? Finalmente c'è stato un tiro di Theo Hernandez dove è stato fermo a guardare, per fortuna è andato fuori, però per il resto ci ha salvato il bugetto de culo. Ci ha salvato il buco de culo. Bravo Handanovic! Bravi tutti, cazzo! Bravi, bravi e bravi! Così vi voglio! Handanovic, sempre così! Ivan, sempre così! Lì davanti, cinici sempre così! Oh, finalmente ragazzi. Quindi ragazzi, poi piccolo accenno sulla partita del Regina Pordenone. Ragazzi, lo sapete, ho fatto un video, io sono nato interista, quindi ho seguito più il derby, poi il derby ragazzi della Regina Pordenone, ho dato qualche occhiata veloce. Ha vinto la Regina 1-0, il Pordenone ha perso. Non so dirvi chi ha giocato bene, male, non so dirvi se c'è stato qualche episodio, non so dirvi se è meritato, non so dirvi assolutamente niente se non il risultato. Quindi mi vado anche a vedere, ragazzi, un po' velocemente le statistiche, giusto per darvi, per vedere un attimo, anche se le statistiche, ragazzi, non dicono niente, dicono tutto e niente.
Vedo che comunque qui il Regina ha fatto un tiro in porta e noi ne abbiamo fatti zero. Quindi diciamo, penso che sia stata una partita un po' così. Ecco. Fatto sta che il risultato è quello che conta. Abbiamo perso e siamo decimi a 32 punti. E stasera poi giocherà Lecce-Cosenza. Lecce che potrà allungare ancora di più l'ottavo posto, che vedremo. Ragazzi, io spero, io ripeto sempre, l'obiettivo principale del Pordenone è salvarsi, come ho sempre detto. L'anno scorso grande stagione, però siamo la seconda stagione in tutta la nostra storia in Serie B, quindi iniziamo a essere presenti sempre, costantemente, essere una squadra onnipresente in Serie B per poi andare a costruire piano piano quello che c'è da fare. Quindi, con questo io lo chiudo tutto. Oggi noi abbiamo cantato a San Siro, Ibra vai a cantare a Sanremo, ma ricordate, il campionato è ancora lungo, ma intanto oggi godiamo sempre e solo Forza Inter, ragazzi. Alla prossima!